Nel sud dell'Algeria, dove il deserto del Sahara detta le regole di vita, dove vivono 4 milioni di musulmani e poche centinaia di cristiani, è qui che il vescovo di Laghuat, Monsignor Claude Rowe, ha la sua diocesi e ogni giorno percorre strade di sabbia o di cemento, circondate dal nulla, per andare a portare l'annuncio del Vangelo, testimone di una chiesa che si presenta a mani vuote ma che riempie i cuori. È notre témoignage. La nostra testimonianza va proprio in questo senso, testimoniare l'amore di Dio trasmesso e vissuto da Gesù e da noi stessi verso ogni persona, senza distinzione di condizione. Viviamo la nostra testimonianza soprattutto in questa modalità di vita, la testimonianza dell'esistenza, come diceva Charles de Foucault, di una pastorale della bontà. Il suo primo impegno è proseguire l'opera iniziata dai monaci trappisti di Tibirin, alcuni dei quali, come è noto, rapiti e uccisi nel 1966, ovvero l'opera del dialogo tra luoghi e mondi di frattura, con uno scopo preciso: collegare la presenza cristiana nella marea musulmana attraverso l'atteggiamento di Maria, che prima di tutto si fa serva. Ma come ci si riesce nella Sahara algerino? En fait, nous ne passons pas notre temps à boire le thé chez les gens. In effetti non passiamo il tempo a bere tè dalle persone, svolgiamo un'attività piuttosto intensa. Tra i cristiani che ci sono in Algeria, i religiosi, i preti e religiose sono solo 90. La pastorale della diocesi si riassume nelle tre C: cultura, carità e contemplazione. Sono le tre grandi dimensioni del nostro modo di essere presenti, come una sorta di piattaforma in mezzo al popolo algerino. Ce sono le tre grandi axi dans notre façon d'être présent comme une sorte de plateforme de présence au milieu du peuple algérien. Fondamentali all'insegnamento della lingua araba dialettale, primo strumento di integrazione, poi la preghiera. Per quanto riguarda la carità, spiega Monsignor Rowe, ci sono tre aree di intervento: l'alfabetizzazione per le donne e i bambini, la promozione femminile con attività lavorative come il taglio e il cucito, l'assistenza ai bimbi disabili, che in Algeria sono moltissimi a causa dei matrimoni tra consanguini. En fait, disons, la façon de vivre, de s'exprimer du pape François nous a beaucoup rejoint dans notre façon. Diciamo che il modo di essere e di esprimersi di Papa Francesco ci è molto vicino nel nostro modo di farci prossimi alle persone. Non abbiamo istanze teologiche o intellettuali per iniziare un dialogo interreligioso, come si può fare nelle grandi città, ma il nostro dialogo interreligioso avviene a livello di vita quotidiana, condividendo la vita di queste persone, condividendo quella con i musulmani, possiamo entrare in contatto con loro nelle circostanze della vita, della morte e della malattia. Ma in generale posso dire che il dialogo interreligioso è un dialogo di vita e un dialogo di tutti i momenti. Mais globalement, je peux dire que le dialogue interreligieux est un dialogue de la vie et un dialogue de tous les instants. L'Algeria, che negli anni 90 ha conosciuto anche la deriva del fondamentalismo islamista, ora tende a proteggersi dallo Stato islamico e da qualunque rigurgito del terrorismo. Però ora, come molti altri paesi, vive il problema dell'immigrazione, con i profughi siriani che bussano costantemente alle sue porte. Compito dei cristiani è ascoltarli e pregare con loro, ma c'è un altro atteggiamento importante, quello del samaritano che sa accogliere.